non hai fatto un'assicurazione, non ti è possibile spostare il volo, oppure semplicemente non vuoi farlo, ma vorresti recuperare i soldi o almeno una parte, allora questo è il video che fa per te. Vediamo come fare. Io sono sempre Andrea di Tricky Travels e la mia missione è quella di aiutarti a realizzare in tutta autonomia le tue vacanze low cost, quindi se sei interessato non dimenticare di iscriverti al mio canale e di cliccare sulla campanella per rimanere aggiornato su nuovi video in uscita. In alternativa mi trovi in tanti canali social che vedi qui sotto. Sono tanti i motivi per cui non è possibile utilizzare e recuperare i soldi di un volo, ma c'è una soluzione molto semplice a cui nessuno pensa mai: rivendere il tuo biglietto e recuperare almeno una parte della quota versata. Esiste un sito internet, infatti, che ti permette di rivendere i tuoi biglietti nel caso tu non riesca ad utilizzarli e che allo stesso tempo ti permette di fare affari acquistando voli low cost di persone che non intendono utilizzare. In questo video vedremo quali sono le condizioni per vendere il tuo volo, qual è il sito e come si utilizza. Il sito si chiama spareFare.net e comunque metterò il link in descrizione. Vi ricordo che soprattutto in questo periodo il mio consiglio è sempre quello di fare l'assicurazione comprensiva di annullamento. Ma nonostante questo sono tante le situazioni che ti possono portare a voler vendere il tuo biglietto aereo, anche nel caso in cui vi sia la possibilità di spostare le date o la destinazione. Non mi addentrerò più di tanto nella descrizione e nell'utilizzo di questo sito internet, che è comunque molto semplice, basterà entrare nella sezione voli e qui potrete già trovare una lista di possibili biglietti che vengono venduti da privati, ma potrete effettuare anche un filtro o una ricerca su quelle che sono le destinazioni e le date. Come fare allora? Puoi vendere il tuo biglietto aereo a qualcun altro se la tua compagnia aerea ti permette di cambiare il nome del passeggero. Fate attenzione però che alcune compagnie aeree consentono solo la correzione ortografica nel nome. Questo non è lo stesso che cambiare il nome di una persona diversa e spesso il cambio nome ha un costo. La maggior parte delle compagnie aeree a basso costo offrono il cambiamento di nome come parte della loro politica ufficiali e puoi farlo facilmente dal tuo conto della compagnia aerea. Ma non si parla solo di voli, se sei residente nell'Unione Europea e hai prenotato voli e hotel insieme, potresti essere autorizzato a trasferire il tuo pacchetto vacanze ai sensi della direttiva europea dei pacchetti viaggio. Devi verificare con il tuo operatore di vacanza quali sono le tariffe e le scadenze per le modifiche del nome. Se vendi un volo di ritorno e hai già utilizzato il volo d'andata, è improbabile che la compagnia aerea ti permetta di cambiare il nome del volo in arrivo. Ricorda che se hai già effettuato il check-in, in molti casi non è possibile effettuare il cambiamento della tua area riservata, ma sarà necessario contattare direttamente la compagnia aerea. E se non riesco a venderlo? Ricorda sempre che nel malaugurato caso non potessi utilizzare il tuo biglietto, la compagnia aerea è obbligata a restituirti almeno il costo delle tasse aeroportuali. Non esiste un metodo univoco per richiedere il rimborso delle tasse aeroportuali, infatti il processo e le modalità di rimborso variano a seconda delle compagnie aeree con le quali avete acquistato il viaggio. Ciò che devi fare è quindi cercare la modalità di rimborso sul sito web della compagnia di riferimento, o più semplicemente chiamare il servizio clienti e farsi spiegare come procedere. Probabilmente ci sarà un apposito modulo da compilare e inviare e in seguito non dovrai far altro che rimanere in attesa del rimborso dell'importo che ti spetta. Spero di essere stato utile anche questa volta, se il video vi è piaciuto iscrivetevi e mettete un like e come al solito non mi rimane altro che augurarvi un buon viaggio!